campionato, quella ottenuta contro il Bologna prima della sosta. Vanno fuori due terzi dei centrocampisti, c'è ed Henderson in difesa, manca un perno come Ismaili che ha avuto un problema muscolare in nazionale contro la Juventus al fianco di Luperto che oggi è il capitano davanti, ancora perde. Per Mattia Destro, Satria dell'Amers, la maglia della magica invece il Milan ci farà compagnia qua dietro. Questa è la formazione praticamente la solita, solo che non c'è Maignan, c'è Tatarusanu e non c'è Teo, c'è Ballo Tourette. Oggi più che mai vale il detto: la miglior difesa è l'attacco. Allora, l'ultima volta che ho sfottuto gli interisti, ovvero non più di due settimane fa, perché hanno perso e poi non è andata bene neanche a noi. Quindi oggi, vi prego, siamo contro l'Empoli. Non vorrei dover subirmi loro ancora, perché quando uno perde e lo fai anche parlare vuol dire che sei peggio di lui. Quindi, mi raccomando, però un po' sotto me la sto facendo, dir la verità. È tornato Rafa, battono loro, mi sono sminchiato un dito, non so cosa sia successo, aiuto. Così. Dai Aureliano, Aurelio, come cazzo ti chiami? Si parte al Castellano, vamos, divertiamo. Pronostico, 3-0 Milan. Mi tocca togliere le notifiche, maledetti voi. Che qualità di merda da Zon. Cioè quando la telecamera si muove tutta l'immagine si orribile. Ci mancheranno le parate di Maignan, ragazzi. Ci mancheranno per un mese. Che fai se le Makers? Mi copi la barbetta, oh. Rafa Leao contro l'ex Atalanta. Ballo Tourette, va il cross giù. Tra Giroud e Leao c'è De Winter in mezzo. Cioè De Winter che la Leao smorza. Leao, non fare rovesciate. Che rimbalza Luperto. Piuttosto lasciala Luperto, guarda. Scappa Leao. Va dentro Giroud di tacco. Cercato l'esterno, il mezzo tacco, palla larga. L'intenzione no. È giusta. Rinchiò il primo palo. Guarda l'idea. Per bellissima azione. C'è stata deviazione. Buon Milan, buon Milan, buon Milan. Buona, recupero Calabria, Giroud, non la sprecate. Carletto, Carletto, dentro per Leao! Cosa ha preso Vicario? Gran parata di Guglielmo, Vicario si conferma. No! Un gol a porta vuota. Grande parata perché rimane in piedi fino a... Un gol fatto! Ragazzi, siamo un po' troppo leggeri là davanti però. Che poi Leao ha fatto un tiro, cioè perfetto, sotto le gambe a Parisi, play per Kier, no, eh. Giroud la terza palla che dà di tacco, 4 col tiro che ha fatto, ok. Però Giroud quando puoi fare di più prova a farlo. C'è l'Amers sotto Mori, troppo libero, Piazza con la palla che schizza sulla destra con As, adesso la ricicletta cross data, no, perché Smanacci Calabria a raccogliere, c'è Henderson, Henderson è stato usando sotto la pancia, la blocca a terra forse con il fondo schiena, ma l'importante per il Milan, no ragazzi, no no, io non posso vivere con questo incubo un'altra volta. Raga, se questo tiro lo fa Vlahovic ti fulmina, e vi ricordo che abbiamo la Juve e prima ancora il Chelsea. Bella De Ketelaer, bella De Ketelaer, cambio di passo, no, sei troppo frettoloso, c'era Leao lì, c'era Leao lì, dagliela, dagliela Leao, la da Giroud, non poter la palla sul contropiede Giroud. Leao è partito, è partito, è partito, tergiversa dentro per Saelemaekers, non ci voglio credere, di giustezza, ma palla larga, aveva fatto tutto ancora la grande Rafa Leao. Che nervoso, che nervoso quando crei le occasioni così, passi la palla all'uomo sbagliato, perché passi la palla all'uomo sbagliato. Anche qui un portiere e un difensore in porta ti caio addosso. Cioè non è che la parata l'ha tirata addosso il difensore, no, l'ha tirata proprio fuori. Fuori, 5 metri dalla porta, si permette di tirarla fuori. Giochi nel Milan, Saelemaekers. Saelemaekers, Boriceko con Henderson, si gioca Calabria dentro. Stop di Saelemaekers. Saelemaekers destro, Vicario ancora. Pensate che manca Messias e sto stronzo giocherà 90 minuti. Pensate che manca Messias e sto stronzo giocherà 90 minuti. Ah, è Parisi Kier. Fallo del danese e giallo per lui. L'aveva detto al fallo di prima, l'aveva detto che avrebbe ammonito. Qualità e con personalità. Gliel'ha detto, gliel'ha detto e Kier si è fatto ammonito. Calabria. Calabria dentro per Giroud. Giroud esce. Rimane lì. Giroud tiene in campo il pallone. Giroud dentro verso Leao che non ci arriva, basta. Di testa questo pallone. Basta, basta.
Basta, per favore, basta. Basta, ma è impossibile, è impossibile. Cioè, ma è fantascienza questa. Tre occasioni così. Si è rotto Sele Mekes. Il cambio. Vabbè. Violi si è girato verso la panchina. È il meno. Krunic. Maignan, Hernandez, Florenzi, Ibrahimovic, Origi, Messias, Rotti e sicuramente ho dimenticato qualcuno. Se avessimo comprato un esterno destro, va bene male. Calabria! Fuori. Destro largo, non c'è deviazione. Niente. E quindi in 30 qui spazio per l'Empoli. No. Po' scoperto. No, il destro. Con la schiena si è schiena. Immolato Balotelli. Schiena Baloturé. Schiena. Schiena, schiena, no, schiena, schiena. Tocca un po' con le dita, ma è sulla forma del corpo. Chi c'è a terra adesso? Calabria. Tanto ma porca puttana, però. Cioè, non è possibile, non è possibile, non è possibile. Cioè, cambiatesi preparatori, perché non è possibile. Si prepara Calulu. Così poi si rompe anche Kier e toccherà poi chiamare i santi. Toccherà chiamare. Esce Barella Calabria. 37 minuti, due infortuni. Non è possibile. Ragazzi, non è possibile. Non è fottutamente possibile. Maignan, Hernandez, Origi, Messias, Ibrahimovic, Sele Mekes, Calabria. Ditemi voi se è normale. Benna, De Ketelaere. Non la dare a Giroud. Ecco, non dovevi. Krunic, c'è rimasto a terra De Ketelaere. Leao, 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 fuori. Incredibile, incredibile. Incredibile, ragazzi. Quattro azioni da gol. Pure, pure. Che cazzo di nervoso che mi fate venire. Bella palla dentro. Giroud, Leao, 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 no. Ancora lì. Vediamo come la sbagliamo questa. Sta Leao ancora. Palo. Meno male era fuori gioco. Guarda, meno male era fuori gioco. Che non era fuori gioco. Per come sta giocando l'Empoli, ragazzi, dovremmo stare 3-0. È questo il problema. Dovremmo stare 3-0 sta partita qua. Fine primo tempo, ragazzi. Che schifo. Che schifo. Dovevamo stare 3-4-0 a questo punto. Invece no. Niente. E si inizia. Che cazzo fa il giocatore dell'Empoli? Che cazzo fai? Problemi all'orologio d'arbitro. Dai, andiamo. Spostati dalla giocatona di. Bello il tiro, attenzione! Di Razvan Marin. Che fa. Cosa ha tirato Marin? Cosa ha tirato Marin? Siamo partiti bene, vero? Praticamente, ragazzi, è rimasto un blocco solo sostituzioni. E ne deve fare tre Pioli insieme. Bello. Siamo molli. L'anno scorso senza Leo abbiamo vinto 4-2 qui. Lammers, gliela ridà. 1-2 che funziona. As. Lammers, as, attenzione. E sinistro. E Stojanovic. Oh, tutte le volte che perde l'Inter, ragazzi, è incredibile. Tutte le volte che perde l'Inter. Ora, posso anche capire col Napoli, perché lo posso capire. Ma cazzo, questa è una partita, ragazzi, che proprio quando viene estratta sul calendario. Ok, già più 3. Punto, punto. Ragazzi, andiamo a giocare col Chelsea così, è la fine. De Ketelaere, bella, bella dentro. Vicario. Vicario giganteggia a casa sua. Momento di Satriano. Resiste su Kier. Cerca la. Satriano! Bomba. Ci va forse non troppo convinto. Palla larga. Ancora Empoli pericoloso. Sì, vabbè, ragazzi, no, però. Interpreti diversi. No. Nel primo tempo dissi: state a vedere, questi qui fanno un tiro, fanno un gol. Elimino totalmente la prima parte. State a vedere, questi qui fanno gol. Calcio di punizione da limite dell'area. Qua, ragazzi, mi dovete fare gol, però. Perché Giroud attira la punizione? Perché chi era a tirare la punizione? Si è Aureliano, rincorsa corta per Giroud. Batte Giroud! Giroud, vaffanculo. Passa la traversa, finisce alto il suo sinistro. Gran punizione. Sì. Gran punizione. Gran, gran cosa! Traversa ancora sbagliato, zio. Punto. Entrano Bairami e Bandinelli.
Seria. Bairami. Subito dentro da Satriano. Mamma mia. Cosa sto guardando stasera? Ma cosa? Che partita sto guardando stasera? Scusate. Sette uomini. Mi sto cercando la vena, ragazzi. Nel primo tempo sicuramente poi metterà Rebic. Facciamo gol prima che entri Brahim Diaz, vi prego. Se no, poi è davvero la fine. Parte Tonali, rincorsa e destro. Tonali, no! Altro riflesso. No, vabbè, ragazzi, ma cos'è? Cos'è? Sarola, però. Cominciano a essere davvero tante le occasioni per i rossoneri, ma si resta ancora 0-0. Già, vero. Cominciano a essere un po' tante, vero? Bandinelli. Si allarga verso destra. È possibile che ogni partita per fare un gol bisogna sbagliarne 15? È possibile. È possibile. Anche contro il Napoli. E due traverse. E le parate. Bisogna fare gol. Punto. Morbido dentro. Da dentro Giroud. Krunic. Sì, va bene. Domani. Più piano. Con calma. Con calma. Con calma. 9 tiri, 0 gol. Lancio profondo per Giroud che è scappato. Bella per Giroud. Dai, dai, dai. Dai. Luperto l'ha recuperato. Poi vicario, ragazzi. Voi volete proprio che io non ce la faccio più. Voi volete proprio che io proprio raggiunga il mio limite. Proprio, mi ci state spingendo, guarda. Mi ci state spingendo. Mi ci state spingendo. Un cambio o più di un. No, no, come ha perso palla Kalulu. Come ha perso palla Kalulu. Come ha perso palla Kalulu. Mezzo rotto gear. Tre infortuni in una partita, raga. Tre infortuni in una partita. È incredibile, ragazzi. Tre infortuni in una partita. Ragazzi, tre infortuni. Fortuna una partita. Pioli, apri gli occhi. Pioli, apri gli occhi. Neanche tre infortuni una partita. Tre infortuni in 70 minuti. Pioli, apri gli occhi. Tre infortuni dopo la sosta nazionali. Neanche da dire che viene da 10 partite di fila giocate una ogni due giorni. Siamo arrivati a avere 8 indisponibili. E se non sono titolari, sono proprio le prime linee, le prime alternative. Bella palla profonda a tagliare la difesa del Milan. Bello Tonali, gol. Tatarusano, c'è Bairami. Bairami, Tatarusano. Beh, ve lo meritate dopo tutto quello che ha parato quel bastardo. Ve lo meritate. Ve lo meritate. Brahim Diaz, dai. C'è Leao. Che aspetti? Che aspetti? Che aspetti? Che cazzo tiri? Che cazzo tiri? Che non è neanche il tuo piede. Che cazzo tiri? Che c'è due uomini davanti. Ma rispeditelo dove è venuto Brahim Diaz, ragazzi. Per favore, togliete. Me lo dai coglioni, toglietemi dai coglioni Brahim Diaz, non lo voglio più vedere sto qua, non lo voglio più vedere, non lo voglio più vedere, è un anno che fa cacare e più fa cacare più viene fatto giocare, è incredibile, piuttosto metti Adli, piuttosto adatta Krunic, ma non farmelo vedere per favore. Brahim Diaz perde palla, si fa mettere l'uomo davanti, gli prende palla e gli tira anche il calcio. Diaz, Leao. Diaz, Leao, dai. Campo aperto può andare. Campo aperto, c'è anche Rebic che corre. Vada lui, non Luca. Sceglie da quello che non doveva andare. Puntato De Winter, palla sul sinistro. Brahim Diaz. Poi la vuole ricamare sul destro. De Winter lo ha capito, la tocca lui. Per no. Centrale belga. Cioè, già, togliete lì al numero 10, per favore. Che con quel numero 10 lì anche il peggior Boateng si offenderebbe. Si offenderebbe anche Çalhanoğlu stesso. La 10 a Brahim Diaz. Per favore, toglieteli quella maglia. Toglieteli quel numero. Toglietelo dalla squadra. Adesso sti qua cominciano a fare fallo. Così non ci facciamo male. Si perde tempo. Tonali, sì, ma cosa cazzo tiri? Da 100 metri. Cosa tiri? Che c'è 11 giocatori dell'Empoli dietro la palla. Cosa tiri? Cosa tiri poi di potenza? Una brutta subito, colpo di testa, poi rimedia rimanendo con forza, no, vicino a Parigi. Attenzione. Palla verso Leao, 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 Leao. Dentro. Morchio da Rebic. Forte! Finalmente! Finalmente! Finalmente, Ante, finalmente! 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 Finalmente 80 minuti per fare gol all'Empoli. Finalmente, ragazzi, 80 minuti, 80
cazzo di minuti! Poi anche mano di De Winter, se non si fosse concretizzata la cosa. Ragazzi, ma cosa controllate il gol? Che rapetto piano, cioè, si è visto da qui. Si è visto da qui. Che bello, in 5 secondi Krunic si è preso due tunnel. No vabbè, Benasser rinvia sulla faccia di Tonali, non ci voglio credere. Tatarusano palla con le mani per ballo Tourette. Non l'aggancia. Che ha questi, che bellissima la detriba tra Pioli e Zanetti per i motivi di cui parlavamo. Zio, se c'è la difesa che dorme non è colpa mia. Fa Brembiazza che sicuramente tira in porta. Che bel destro, che bella. È la più bella cosa che ho visto fare a Brembiazza dall'inizio campionato. Vai, ma perdiamo i rimpalli in fase di possesso. Perdiamoli. I rimpalli con il piattone sinistro non preciso. Ripeto, perdiamo i rimpalli. È altrettanto perfetta la chiusura poi di Parisi. Non c'è fallo! Con velocità, ma anche con lucidità. Ma come giallo per Benasser? Punizione pericolosissima, è finita. Vabbè, rami dalla punizione. Io con Tatarusano c'ho paura, ragazzi. Se fai gol, la partita è pareggiata, raga. Cioè, non è che. Niente di nuovo. Vabbè, rami. Alla sua maniera. Buca Tatarusano, anche lui entrando nel secondo tempo, pareggia per l'Empoli 1-1 a 2.5 dalla fine, gioiello di Nedim Bajrami. Dopo due occasioni con palla in movimento, ragazzi, io l'ho detto, ragazzi, punizione dal limite è finita. Va Bajrami con Tatarusano, ho paura. Calciata per forte, fatto, detto, fatto. E la palla non era così angolata, perché non era così angolata. Qua Maignan l'avrebbe presa. Come sempre veniamo inculati dalle riserve. Come sempre veniamo inculati dalle riserve. Sempre quando si rompe un giocatore ne viene un altro e fa dei danni. Calciata bene da Bajrami, l'errore, no, di Tatarusano di battezzare, no, di andare subito col pensiero sul tiro sopra la, sopra la barriera, lì doveva aspettare e poi fa quel passettino. Krunic dentro! Krunic dentro! Sì! Ballo! 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 Sta finendo. Ballo! Adesso rivedremo. Assist di Krunic per ballo Touré. Alla Giroud e già guarda qua l'Empoli che va tutto su. Un'azione di qua. Da Tonali. Piano, Bajrami guadagna l'area. Parisi abbatte. Parisi. Qua dentro no. Andre Cambiaghi sponda per lui. Via. Anticipato. Da Serginho destro. Caricando il Rebic. Leao! 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 Dai Rafa! Dai Rafa! Dai Rafa! Dai Rafa! Vai, Rafa! 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 Scavetto! L'umiliazione a quel portiere che ha preso tutto. E ci vediamo per la Champions con 8 indisponibili.